ponte di Ognissanti, giovani talenti nazionali in campo. La spiaggia di Pestum è stata teatro dell'appassionante parata di canne e mulinelli in occasione del campionato italiano surf casting Under 16 e Under 21. 48 i partecipanti, provenienti da tutta la penisola, per giocarsi il titolo di campione d'Italia e la possibilità di entrare a far parte della nazionale surf casting 2014. Presenti alla gara anche i CT delle due nazionali, che nel corso della 3 giorni hanno tenuto uno stage di costruzione terminali. Siamo a vedere questi ragazzi che danno dimostrazione di come si può fare dello sport agonistico, col sorriso, col buon umore, con uno spirito di lealtà incredibile. Sono orgoglioso di questi ragazzi e spero che ce ne siano tanti in futuro. Il campionato schiera una serie di ragazzi tecnicamente preparati e da questo campionato noi contiamo di riuscire a comporre una nazionale che possa competere nel prossimo mondiale in maniera ancora migliore di quello che è stato l'ultimo. Sta a loro dimostrare la loro bravura e la voglia di entrare a far parte della nazionale. È un bel campionato italiano questo, il livello tecnico si sta alzando notevolmente e questo ci lascia ben sperare per l'impegno futuro. È uno sport come tanti per levare i ragazzi da altre cose poco belle, diciamo, però li vedo impegnati sia i genitori naturalmente che i ragazzi. Come vedete sulla spiaggia più di 60 persone stanno lottando per un titolo da portare al prossimo mondiale. La manifestazione, come ripeto, si sta svolgendo nei migliori dei modi, tutti tranquilli, non ci sono problemi, il campo gara corrisponde alle aspettative. Il surf casting nasce nell'Oceano Atlantico, ma è stato adattato con successo alle nostre coste. Questo tipo di pesca sfrutta l'andamento delle maree. Nei nostri mari invece si devono attendere le mareggiate anemometriche, che sommovendo il fondale sabbioso creano una zona particolarmente ricca di cibo in cui i pesci attratti si avventurano. L'autunno e la primavera le stagioni migliori per praticare questo sport, perché nel nostro mare ci sono tutta una serie di pesci che durante le stagioni miti vivono e si alimentano nei pressi della linea litorale, anche con mare sostanzialmente calmo. Lecce, spigole, aguglie, boghe, marmore, è quanto concede il mare di Pestum ai giovani garisti. Ad ogni cattura il pesce viene misurato e riposto in un contenitore completo di ossigenatore. Una volta compilato il documento che convalida la cattura, l'ispettore di sponda può procedere al rilascio del pesce in acqua. L'azione di pesca viene svolta con una canna della lunghezza massima di 5 metri, su cui si possono montare al massimo 3 ami. Uniche esche consentite e fornite dall'organizzazione sono coreane e arenicola. Tutti presenti in gara, sia i ragazzi dell'Under 21 che i campioni mondiali Under 16, da poco rientrati da Melilla in Marocco, dove si sono aggiudicati la medaglia d'oro. Ragazzi che hanno già ottenuto importantissimi risultati grazie all'impegno, al lavoro e alla disciplina, ma che non si sono montati la testa e che continuano a mettersi in gioco con umiltà e spirito di sacrificio. Giudice di gara Stefano Sarti, vicepresidente FIPSAS nazionale settore mare. Il campionato italiano Under 16 Under 21 è un progetto veramente importante per il settore, anche perché nei prossimi anni dovrebbe subire una modifica sostanziale. Pensiamo che con l'apporto dei commissari tecnici che abbiamo al momento di creare degli stage per allargare il numero dei partecipanti a questo campionato, anche se questo campionato devo dire ha dei numeri veramente eccezionali, perché 32 under 21 che provengono da tutta Italia e 16 under 16 di cui uno piccolissimo fuori età, veramente è un bel risultato. Diciamo che Pestum si arriva un po' da tutta Italia, un po' rimane
un punto nevralgico, un punto centrale. Il più giovane garista ha appena 11 anni. È Giovanni Caretto del Black Marlin Team 2007 di Lecce. Accompagnato dal papà, dal quale ha ereditato la passione per la pesca, ha le doti giuste per fare grandi passi avanti in questo sport. Unica presenza femminile, la calabrese Nazarena Torino, della società Alta Marea. Una ragazza che si è avvicinata alla pesca agonistica per sana rivalità familiare e per dimostrare a quanti le dicevano che questo non fosse uno sport femminile, che si sbagliavano di grosso. Cala il sole sul secondo giorno di gara. La pescosità di oggi è medio-alta e con il buio c'è la possibilità di pescare pesci di taglia maggiore. La giornata di oggi è andata abbastanza bene, l'importante è che i ragazzi si sono divertiti, stanno pescando e quindi è la cosa importante, anche perché tra queste file di Under 16 e Under 21 sono presenti anche quelli che hanno vinto i mondiali qualche settimana fa in Spagna, per cui tutto il nostro applauso per i risultati raggiunti. Diciamo. È un evento che noi ospitiamo, il Comune di Capaccio ospita con piacere, perché oltre a dare la possibilità di utilizzare una spiaggia o un mare così bello e così pescoso in questo caso, soprattutto anche perché riesce a portare qui questo evento tutta una serie di persone che danno in periodi dell'anno dove c'è bassa affluenza, basso turismo, la possibilità di lavorare alle nostre strutture di ricezione. La base logistica per il raduno dei pescatori è stato l'Hotel Cristallo di Pestum, dove si sono svolte anche le premiazioni. Gianluca Lenzi, della Tirrenia Surf Casting Il Pellicano, si è imposto nella categoria Under 21 davanti a Simone Puglisi dell'ASD Surf Casting Carrara e a Tommaso Calamassi della Cobra Fishing Team ASD. Per la categoria Under 16, il successo è andato a Tiziano Marricco dell'ASD Club Fishing Passo Scuro Beach, secondo Giovanni Caretto della Black Marlin Team 2007, terzo Francesco Sergiacomo della Lega Navale Italiana Cupra Marittima. Tutti i partecipanti sono stati premiati dalla società organizzatrice Albatros Fishing Club con mozzarella di bufala, prodotto d'eccellenza del territorio pestano.